Il futuro corre sulla fibra e l'high-tech brucia la politica internazionale sul tempo. La 5G di marca Huawei da domenica sbarca in Spagna sotto l'ombrello di Vodafone. Sindromi cinesi e grandi fratelli con ideogrammi non fanno paura, nonostante i veti dell'amministrazione Trump. E l'Oriente porta nella penisola iberica l'ultra velocità della rete e l'integrazione totale tra macchine e umani, calando una rete che copre le principali province spagnole dall'Atlantico al Mediterraneo, dai Pirenei all'Andalusia. Ma la piazza in Spagna, come in Europa, è affamata di nuove tecnologie a buon prezzo. Penso che Huawei sia molto competitiva rispetto ad altre marche, penso che sia sicura e il suo sistema di password, oltre ad altri dettagli, dà fiducia alla gente. Sistemi di encriptamento, molte cose che fanno che confiesi in questa marca. Sono deluso, non penso che gli USA abbiano ragione. L'Occidente predica il libero mercato ma nega all'Oriente l'accesso a questo mercato. Quindi per chi è, infine, questo libero mercato? La misma accessibilità a questa idea del mercato libero, se è mercato libero, per chi entonces? Huawei, nonostante il rapporto tempestoso con gli Stati Uniti, mantiene la leadership nel settore della 5G. Ha firmato già accordi con 30 paesi ed ha inoltre presentato la maggior parte dei brevetti in questo settore.